incontri con Visca, questo dialogo con Visca è stato realizzato da Padre Livio il 7 settembre, sabato 1991. Ho sentito tante volte, diciamo così, presentare i messaggi della Madonna. Mm-hmm. Adesso vogliamo parlare un pochettino di più che altro della, di quella che è stata la tua esperienza personale, quella che è la tua esperienza di vita cristiana, diciamo così, in questo cammino che hai fatto con la Madonna. Uh-huh. Ecco, allora, intanto vorrei chiederti questo, visto che tu hai tante volte descritto la Madonna così com'è, no? Uh-huh. Come appare esternamente, col vestito, la veste, eccetera, come sembra. Però, ecco, parlami un pochettino di come tu fai l'esperienza della Madonna, cioè, molte volte noi diciamo che la Madonna è mamma, è madre, no? Uh-huh. Ecco, come tu hai fatto questa esperienza della Madonna, parla della Madonna così com'è nella sua anima. Sì, ma guarda, ma questa domanda è un po' difficile per rispondere, ma io dico sempre la Madonna è come una mamma, ma di più di mamma, ma questa sua, ma sua bellezza, ma questa sua pazienza, ma suo amore non si può descrivere, capito? Ma io sento come lei è piena, piena di amore, ma non uno amore come nostro amore, questo che passa, ma uno amore che lei ti do, questo amore che tu posso prendere e trasmettere di altri, ma anche senti come lei ha uno cuore, ma uno cuore che posso abbracciare tutti, posso amare tutti, posso, posso avvicinare da tutte sue, da tutti i suoi bambini, tutti i suoi figli. Ma anche questo, noi quando si spiega questa cosa, ma dopo tante volte restiamo con une senza parole, sì, per spiegare di questa sua bellezza, sua pazienza e altro. Ecco, quindi Visca, la Madonna è mamma, è madre e segue tutti noi, non soltanto sì, te. Sì, ma per me è di più di una madre, sì, capito? Lei sempre, sempre segue di noi, ma anche una cosa bella che la Madonna segue noi, ma senza sforzare. Lei dare da noi una libertà, sì, lei dice io sono madre vostra. Ma madre che voi capirete che io sono madre, ma no, è madre, venite, prendete messaggi, altro mio amore. Non è ossessiva. Non ossessiva. Lei è così semplice, così umana, mite. Così umile che noi soli sentiamo lei dentro il nostro cuore. Ma ecco, Visca, allora la Madonna è dolce e forte nel medesimo tempo? Sì, ma anche dolce, guarda, ma dolce giusto, ma anche questo momento, la, questa dolcezza che la Madonna non dà importanza dolcezza, le dà importanza così il cuore, come è dolce il suo cuore, e questa dolcezza di cuore posso dare anche da noi. Ecco, Visca, secondo te la Madonna segue particolarmente voi veggenti oppure segue ogni persona? Sì, ma guarda, Olivio, la Madonna segue sicuro noi, e così noi siamo portatori di questi suoi messaggi e dopo con sue parole con noi e segue anche tutti altri. Sì. E la Madonna dice, ma noi possiamo stesso sentire lei, il nostro cuore. Io quando lei vedo così vivo una grande grazia e quando prego, e stesso è una grazia, che io sento che lei è sempre presente e vicino. Ecco, Visca, io volevo dirti questo. Sì. Tu, ecco, come c'è la Madonna e mamma, d'accordo, sì, allora vogliamo dire tu nei suoi confronti hai un sentimento di figlia. Ma di figlia, ma anche di più. Di più. Io hai la mamma mia a casa, sì, capito? E qualche volta come figlio, no, che si litiga e così. Sì. Ma anche qualche volta vale, mamma dice, ma stai così, tu fai così, capito? Sì. Ma questa è una cosa diversa. E quando la Madonna ti dice una cosa, ma questo viene direttamente in cuore, che non hai coraggio, non hai, non posso dire no, sempre di sì. Tu hai fiducia totale nella Madonna? Ma io hai questo, ma guarda, io hai voglia per questa fiducia, capito? Io vado da questa strada, ecco, e dopo la Madonna lo so quanta
quanto è fiducia. Dunque, Visca, si è molto parlato, diciamo così, della necessità che i veggenti abbiano una guida spirituale, eccetera, mm-hmm. no? Ecco, però io mi sono chiesto molte volte, ma questi ragazzi in fondo hanno la Madonna anche come guida spirituale. Come, ecco, in che senso la Madonna è stata la tua guida sì, spirituale? Ma guarda, la Madonna giusto che lei è più buona e più brava guida di spirituale, mm-hmm. così sicuro che lei insegna e dice come si può andare avanti. E una cosa è bella quando tu hai uno sacerdote, ma non solo aspettare che tu vai, che stai buono come persona e altro, mm-hmm. ma bisogna hai una persona con chi si può parlare, mm-hmm. capito? Per dire qualcosa, per confessare, non che hai tanti peccati, ma bisogna dire che lui ti dà qualche consiglio, anche tu da lui, così come giusto. Persone. Quindi indubbiamente noi tutti abbiamo lo Spirito Santo come guida spirituale, sì. però è necessario anche mm-hmm. la guida della Chiesa. Però volevo sapere questo, mm-hmm. se oltre al sacerdote tu hai avuto nella Madonna una tua guida spirituale. Giusto che hai una guida spirituale. La Madonna è prima a posto, ma anche... Ma lei ti ha consigliato qualche volta sulla strada, sul bene da fare, sul cammino spirituale? Giusto che consigliato, ma lei mai detto tu prendi una persona, tu fai come senti, sì. capito? Prendi, non prendi, tu hai sua libertà, come si sente fai così. Senti Visca, una domanda mia personale, cioè la Madonna è santa? Per me sì, e questo cioè è piena di santità. Piena di santità che si non può descrivere questa sua santità. E quindi solo a vedere questa santità uno si sente portato a camminare sulla via della santità. È sicuro, sì. è vero. Cioè io pensavo, questi ragazzi vedono questa bellezza spirituale. Ah, bellezza sì, ma no, ma guarda lì, ma anche noi vediamo questa bellezza, noi vediamo quanto è Dio dato per vedere, mm-hmm. capito? E anche non si può mai vedere questa bellezza totalmente, sì, capito? Sì. Ma noi possiamo vivere questa sì. sua bellezza. Ma tu vedendo quella bellezza e comprendendola col cuore, ti sentivi portata ad imitare la Madonna? Giusto, sicuro, questo è vero. E quindi ti dispiaceva andare davanti a lei col cuore non pulito? No, ma guarda, io mai penso che non posso andare con cuore non pulito. Io aspetto sempre e voglio lavorare che mio cuore sempre sta pulito, senza ecco. questo disturbo, nessuno. Quindi vedendo questa persona santa uno si sente chiamato ogni giorno sulla via della santità. Ma giusto chi è chiamato, ma anche di nuovo ripeto che Dio è dato questa grande grazia, mm-hmm. ma anche dato una grande libertà. E dopo tu vedi la sua scelta, sì. lui ti non prende in mano e dice vai così, vai così, no, lui ha dato libertà, quando è dato a me santità io vado questa strada santità, è dato un'altra libertà e va strada libera, che lui dopo cerca solo chi è strada più buona per lui. Visca, la Madonna rispetta la libertà, noi vediamo quindi che molte persone usano della libertà per fare il male, per seguire Satana. Eppure noi crediamo che la Madonna è più forte, che la nostra vita e che il mondo è nelle sue mani. Sì, ma sicuro che la Madonna è più forte, Dio è più forte, la Madonna è vero, non c'è nessuno dubbio. Anche con questo modo vediamo quante volte Dio manda. Lui vuole provare come la nostra fede, come siamo noi forti per vedere, ma noi quando stiamo bene, non c'è problemi, salute bene, con tutta casa, tutto va avanti e dopo tutti pensiamo, oh troppo comodo, benissimo, e quando viene qualcosa e subito dice, oh ma è arrivato questo perché Dio mandi, no. Dio mandi questo per provare nostra fede, come siamo noi forti quando viene qualche problema, quando non c'è problemi siamo troppo comodi, non c'è niente. E quando Dio e quando Satana disturba nostra pace, nostre preghiere, tutto, ma noi stesso momento Dio ti vuole dire con questo, tu stai quello momento più forte e quello momento provi e stai attento e con tua preghiera viene una verità, una
vittoria da Satana, certo. Capito? E viene una vittoria, ma vittoria non viene senza preghiera, senza niente. Quindi... ma bisogna provare come si vivere quando è tutto bene e quando Satana può... Quindi la Madonna vince se noi vogliamo vincere con lei. Ma non è normale che lei vuole che noi vincere con lei, ma anche quando tu non vuoi andare strada della Madonna, che sei troppo stanco, vai dietro e la Madonna piano piano lei ti aspetta per vincere con lei. Ecco, e qui è una grande, per me uno grande mistero, perché quando Dio fa una cosa, lui va tutto piano, senza fretta, niente, e così ti dà troppo tempo per guardare, per visitare. Ma troppo paziente, sicuro. Ecco, Visca, abbiamo parlato della Madonna. Adesso io ti faccio questa domanda. E Visca, chi è Gesù per te? Cioè, che importanza ha Gesù per te? Sì, ma guarda, questo... Cioè, la Madonna ha preso il posto di Gesù nella tua vita? No, no, mai. Sicuro che la Madonna mai viene al posto la mia vita prima. Sicuro che Gesù viene sempre la prima a posto. E anche come la Madonna dice, guardate quante grazie Dio Gesù dare la Madonna e la Madonna dare da noi. Così la Madonna è solo una, come si dice... che lei prega Dio, solo una službenza, è una serva del Signore. Serva del Signore. Ecco, sì. Comunque, e la Madonna dice, ma mai mettete a me la prima a posto. Questa è, ma non preghiera sbagliata, anche non giusta. Voi mettete la prima a posto Gesù e dopo secondo posto sono io. Senti Visca, adesso una domanda più personale. Ho sentito tante volte che tu hai parlato dell'amore della Madonna che tu hai sperimentato nel tuo cuore. Ecco, tu puoi dire, senti l'amore di Gesù nella tua vita? Ma assicuro sempre, sempre. Io non sento mai sua mancanza, io sento sempre sua presenza vicino e suo amore. Ecco, io una volta ho partecipato con te alla Via Cruci su Križevac e con i ragazzi di Suora Elvira e sono rimasto molto colpito dal modo con cui tu meditavi la passione di Gesù. Ecco, vedevo che la passione di Gesù aveva una grande influenza nella tua anima, ti colpiva molto. E io sono rimasto molto colpito. Ecco, la passione di Gesù ti colpisce molto. Sì, ma guarda Livio, quando noi preghiamo così misteri gaudiosi e noi siamo contenti, perché qui non vedi, qui vedi solo una gioia, è nascita Gesù così, è tutto una cosa bellissima. E anche quando noi preghiamo adesso via Crucis e noi questo momento... Io come prego via Croce sento sempre vicino con Gesù e ogni stazione mi dice qualcosa e sento come uno momento quando Gesù è andato in croce, quando si è preparato, è andato, è morto, è sofferto. E anche noi come cristiani che vogliamo aiutare qualcosa a Dio e la Madonna, e noi possiamo aiutare solo con nostro sentimento, certo. E con nostro sentimento, e questa è una preghiera più vera e più buona. E quando prego, ma io non sento, io non vado a pregare via Crucis perché sento un dolore, una tristezza, ma no, io sono contenta, ma anche non posso uscire, non posso mettere diversa cosa, e quando c'è dentro mio cuore gioia, ma quando si prega questo mistero via Crucis e anche sono proprio vicina ogni stazione, ogni parte dove è camminato Gesù, perché io credo che Gesù è andato croce per me e per te e per altro, e bisogna adesso può aiutare con questa mia preghiera così povera. Ecco, quindi certamente ho visto io stesso che la passione di Gesù ti stia sempre molto colpito. Ecco, qual è la tua esperienza dell'Eucaristia? No, ma guarda, io penso questo come la Madonna dice, ma quando andiamo Eucaristia e prendere Gesù
E questo è non solo una ostia così, come tanti pensano. Io vado comunione senza pensare niente, vado perché vanno altri. Ma no, io quando vado comunione vado perché sento e credo che proprio è Gesù vivo questo momento, come adesso io vedo a te, e così credo che Dio si presente uguale come la Madonna. Visca, senti, se io dovessi dire Gesù lo senti più come Redentore, cioè colui che ha sofferto per tutti noi, come Maestro, cioè colui che ci insegna la via, o come amico? Come lo senti Gesù? Ma sì, ma guarda, come sento da tutte e tre parti, sì. È uguale che lui è sofferto, lui è Maestro, è Maestro lui stesso, e che lui è amico, è giusto, tutte e tre cose. Tutte non tre cose. Posso prendere adesso una di più, per me è tutto, e anche che lui è Maestro, è vero che noi ogni giorno prendiamo qualcosa nuovo, Evangelio, e stesso è uno che soffre, e credo che ancora lui soffre uguale, sì. E anche terzo, amico, che posso, è una cosa bella che amico, che noi crediamo che aiutiamo il nostro amico con nostre preghiere. Certo. Ecco, Visca, abbiamo parlato della Madonna, di Gesù, adesso vorrei chiederti un altro tema che è importante, che è molto presente nei messaggi e che è molto presente anche nella tua vita, cioè la tematica dello Spirito Santo. La Madonna parla spesso dello Spirito Santo. Che cos'è lo Spirito Santo nella tua vita? Sì, ma guarda, ma io credo Spirito Santo così, ma e la Madonna vuole che noi preghiamo questi doni, questi sono doni, dono è Spirito Santo, uno dono, e noi preghiamo, ma anche non ho dato mai nessuna importanza, così, non importanza, ma importante, ma non mai dato tante cose, solo detto che noi preghiamo Spirito Santo, e questo è uno grande dono, preghiamo che Spirito Santo rimane sempre con noi. Ma guarda, una volta ti ho sentito che rispondevi a una domanda. Una persona ti ha detto, Visca, ma tu non hai studiato teologia, eppure tu sai rispondere a tante domande. Allora io ti dico questo, Visca, ma non pensi che questo dono di sapienza, che certamente Dio ti ha dato, non sia forse frutto dello Spirito Santo? Ma sì, ma guarda, Livio, io non sono studiata niente, ma anche una cosa più bella, quando tu apri il suo cuore, che tuo cuore possa rispondere, questa è una teologia più importante di questo mondo. Tu sei andato a studiare teologia di tanti anni così, e come questo è solo teoria, e ma bisogna vivere questa teoria, mettere in pratica, senza, quando è tuo cuore chiuso non può fare niente, tu apri cuore e dopo queste risponde arrivano sole, senza studiare, senza niente, ma Dio dare questo dono, Dio dare questa semplicità. Ecco, visto che tu parli tanto del cuore, no? Direi che proprio il cuore è al centro di tutto quello che tu dici. Parla un po' di cos'è per te il cuore. Ma sì, ma guarda, cuore, perché la Madonna dice, ma voi con vostro chiuso cuore non potete fare niente. E se, quando il cuore è chiuso, si chiude tutto, e quando noi apriamo da tutte, quando mille volte la Madonna risponde e dice, ma voi aprite il vostro cuore, pregate con cuore, e lei è messo in uno centro di questo cuore, ma anche io credo, e questo è così, tu posso prendi uno messaggio con cervello e con cuore non uguale, e quando tu prendi messaggio con cuore tu posso fare e vivere questa cosa, e quando tu fai una cosa così senza niente e cuore chiuso, no, niente. La Madonna dice, ma piano piano aprite il vostro cuore, da vostro cuore è tutto. E quando tu adesso adesso noi parliamo, si sente una cosa, quando tu vuoi scherzare, io voglio scherzare, e queste cose vengano solo da mente, perché vuoi fare qualche ridere e altro, ma una cosa che viene, e anche questo scherzo, quando viene con cuore, è diverso di questo cervello, come la Madonna ha dato tanta importanza a aprire il nostro cuore, che il nostro cuore possa parlare, capito? Certo. Loro possono parlare, e tu senti il tuo cuore
come lui, come cuore parla. E dopo, ma cuore non posso parlare quando sei tu preoccupato, quando hai problemi così. Cuore solo può parlare quando tu lasci i tuoi peccati, i tuoi disturbi, vai a pulire il tuo cuore e dopo sei una persona viva. E quando tu hai uni peccati, il tuo cuore, non vai andare a confessare e sempre fai di nuovo questi peccati, tu sei morto, ma non morto fisicamente, ma morto dentro, morto spirito. E anche tutte persone che hanno qualche disturbi, qualche cosa, io posso dire e lasciare un messaggio, ma voi andate a confessare, non hai paura, andate a parlare con sacerdote, pulite il vostro cuore e dopo siete vivi come tutti noi. E dopo viene questa bellezza e quando si pulisce questo cuore. Viscas, ci sono tante persone che hanno il cuore inquieto perché sono nel peccato. E dicono non ci riusciamo. Ma sì, ma non ci uscire perché loro messo questo e non vogliono fare niente altro. Che loro, una persona che è peccato non ha volontà per togliere questo, sicuro non uscire mai. E una persona che dice io oggi taglio questo peccato. Capito? Io vado a cercare una persona che mi può aiutare. Sicuro si può. E quando tu metti in cervello ma questo peccato non viene mai e domani fa di nuovo, dopo domani di nuovo, non finisce mai. Allora per pulire il cuore è necessaria la buona volontà. Una buona volontà, senza nostra buona volontà non si può fare niente. E quindi alle persone che hanno il cuore inquieto, sono inquiete, non sono contenti, come devono fare per arrivare alla pace? Livio, una persona non pensa mai, quando è contenta non pensa cosa viene dopo. Io vado a fare questa cosa, non aspetta cosa aspetta dopo. E quando e va a fare qualche peccato e altre cose, e dopo quando questo va passa e dice ma perché ho fatto questo, mi ha rubato mia gioia, e adesso fai qualcosa, preghi e ritorni questa gioia e non fai queste cose. Però oggi viviamo in un mondo, questo lo dico soprattutto per i giovani, Visca, no? Dove è facile sporcare il cuore perché ci sono tante tentazioni. Ma sì, ma guarda, facile. Ma una persona, uno giovane, che hai valore. Uno suo valore. A me non interessa cosa lavora oggi i giovani. Come tu adesso dai un esempio che hai un ragazzo e adesso io posso dare un esempio di questo ragazzo. Cosa si può fare, cosa no. Capito? È quello. E dopo sicuro anche questo giovane ubbidire questo cosa dico io. Quando uno ti vuole bene così e ascolta cosa tu dici. E a me tu, come mio ragazzo, vieni a pregare, vieni a fare queste cose. E anche altri giovani che dare una mano e vanno con Gesù e con preghiera, non vengano mai le cose sporche. E viene una cosa bella. E questo cosa viene oggi la sporco, in modo giovani sono troppo lontani da chiesa, troppo lontani dappertutto. E solo guardano questo. E adesso bisogna conoscere Gesù, conoscere la Madonna e dopo lasciare queste... Visca, a due fidanzati, tu che consiglio dai per prepararsi bene al matrimonio? Ma guarda, due fidanzati, da noi e da voi è diverso. Da voi subito, quando oggi uno ragazzo e ragazza vede ragazzo, subito fidanzato. Qui da noi no, qui da noi si va 2, 3, 4 anni, non posso dire siamo fidanzati. E quando viene l'ultimo momento per matrimonio si dice fidanzati, e da voi è diverso. E anche posso dire questo come uni fidanzati e posso vivere una vita pulita prima andare matrimonio in chiesa e così, e non fare tutto la prima e dopo andare a Gesù e guardare come una gioia e così. Ma Dio è contento, ma anche più contento quando ti vede, quando tu vieni all'altario e tutti e due puliti, e lui è anche contento, certo. Capito? E lui aspetta così i giovani che sono con questo modo per andare, per vivere come una famiglia vera.
Ma tu come cosa pensi? Molte coppie dopo 2-3 anni si separano. Come mai questa fragilità? Sicuro che si separano e quando non c'è uno vero amore non c'è preghiera. Ma nostre famiglie non possono vivere senza preghiera. Come la questi giovani come uniti marito e moglie bisogna ogni giorno cominciare con giornata a ringraziare Dio la mattina per cominciare giornata e la sera per ringraziare e così ogni giorno e solo si può così vivere uno matrimonio. Ecco Visca, e adesso diciamo così una domanda un po' difficile, no? Mm-hmm. La Madonna ci ha molte volte invitato tutti sul cammino di santità, mm-hmm. ma non ti sembra che per molte persone questa parola santità sia una parola che fa un po' paura? Ma non paura, la Madonna ha chiamato la strada santità, ma la Madonna non dice che, no, che noi andiamo subito, che si resta uno santo così. La Madonna non dice così, ma lei dice che noi con nostra preghiera ogni giorno siamo vicini santità, una cosa bella che noi andiamo da questa strada. Capito? Per vivere, ma qui non c'è nessuna cosa per paura. Quando noi preghiamo e diciamo Gesù, io voglio andare di strada santità, a tu fai come tu vuoi, capito? Non mettere subito paura. E tanta gente quando la Madonna dice di santità si subito preoccupano e dicono oh mamma mia, ma questo, ma chi va a santità? La Madonna vuole che siamo santi. Lei non vuole che siamo santi, lei vuole solo chiamare che andiamo da questa strada. Ecco, tu dicevi non vuole che siamo santi nel senso proprio di una santità di quelli lì che hanno realizzato i grandi santi, ma tu non pensi, Visca, che si può diventare santi anche nelle piccole cose? Ma giusto, piccole cose sono grandi cose di occhi di Gesù e anche con piccole cose viene prima santità, non con grandi cose. Visca, dimmi due parole sulla fede. Ma cosa ti può dire la fede? Posso dire solo che fede è uno grande dono che Dio dà da noi, che noi possiamo ogni giorno vivere nostra fede e pregare che Dio dà forza e coraggio che possiamo andare avanti, che questo dono è vivere dentro il nostro cuore. Perché molti perdono la fede? Ma guarda, quando tu hai una vera fede, una buona fede, tu non perdi mai, sempre questa fede crescere. E una persona che dice solo io sono credente e non fa niente, e questo sicuro che prendere subito. Visco, ho notato una cosa in te, no? Che tu hai una tua filosofia della santità, e cioè in questo senso che in fondo tu hai impostato il problema così. È un mio pensiero, ma mi pare che tu faccia consistere la santità in una cosa molto semplice, nel fare la volontà di Dio. Parlami un po' di questa volontà di Dio nella tua vita. Ma io non ho tanto dire per volontà, solo posso dire questo, io credo volontà di Dio, ma anche dico tante volte, ma senza mia volontà Dio non posso fare niente. Mm-hmm. Capito? E qua Dio è dato, io credo la sua volontà, è anche vero che Dio crede anche mia volontà e lui è dato che io posso vedere come vanno queste due volontà, quando io fare tutto cosa Dio vuole e io sono contenta perché tutte e due volontà sono il stesso, mm-hmm. come si dice, stesso... Certo, sono una sola cosa. Una sola cosa e questa è una cosa bella, è dire io tu fai come tu vuole, io ti do tutto cosa hai e questa è una volontà di Dio. Mi sono notato quando partecipavo alle tue apparizioni che la Madonna viene quando tu stai dicendo il Padre Nostro e dici Budi voglia te voglia, si è fatta la tua volontà, perché? Qualche volta viene, la Madonna viene quando lei vuole, sì, lei sì. Non ha spiegato niente, ma anche una cosa bella si vede quando viene che sta volontà, tua volontà, ecco, che questa cosa che non si può, che non si può descrivere, si può, ma anche si vede che Dio è dato da tutti noi una libertà, volontà libera, mm-hmm. e così che dopo tutti rispondiamo la parte sua.
certo, no, d'accordo, Dio ci ha dato una libera volontà, ma vedo che appunto tu imposti le cose così, la mia libera volontà per fare tutto ciò che Dio vuole. Ah, e questa è una cosa più bella, e possiamo rispondere tutti noi, non solo io. E questo la Madonna dare come un esempio, e dopo quando noi fare così non c'è problema. Ecco, tu in pratica stai impostando la tua vita come un servizio, mm-hmm. come un adempimento d'una missione, no? Ecco, come vivi tutto questo? Per me è una grande gioia per vivere così come la Madonna vuole. Sono contenta per trasmettere questi suoi messaggi, e posso solo ogni giorno ringraziare e Dio e la Madonna che questi doni che loro sono dati, anche io posso rispondere di questi doni, per questo ringrazio, capito? Che loro hanno dato a me questa grazia, e io posso rispondere con sua vita, con queste piccole opere, per fare qualcosa per loro. Senti Visca, tu ti senti una persona importante? No, io non sento niente importante di tutti voi altri, ma sento che c'è uno dono importante di altri, ma come persona si sento uguale come tutti, solo ringrazio Dio per questo dono. E tu hai avuto un dono, una missione, però potresti anche assolverla male. Oh, ma giusto, ma anche sicuro è questo pericoloso quando c'è un'altra parte ti attacca così, certo. Ma anche io credo che io posso fare sempre una cosa bella, perché non voglio toccare altro parte, e voglio solo mm-hmm. andare parte di Gesù e la Madonna, e chi va con loro e dietro loro e non si sbaglia mai. Ecco, visto che non in mezzo, diciamo così, a in questo contesto di gente, di mass media, di giornali, ecco, qualche volta non ti senti tentata di vanagloria? No, io no, quando parlo sempre con loro e credo che questa gente può mettere qualche parola in giornali, perché c'è tanta gente che non sono arrivati la Medjugorje, non hanno possibilità, così c'è tutto, e anche posso rispondere con cuore, perché credo e anche questo giornale attacca qualcuno per venire, per conversione, per altro. Io mai pensato che viene la mia gloria, mai visto nessuno giornale, nessuna casetta. Questo per me non c'entra, io faccio questo per gloria di Dio, non per mia gloria. Certo. Ecco, Visca, ora vediamo l'ultima domanda, ed è questa, no? Il segreto della tua gioia. No, ma gioia, questo è un, io ringrazio Dio, e questo è uno dono che Dio dare. Io credo che Dio dare da tutti noi questa gioia, solo che noi non vogliamo prendere questa gioia, che tante volte mandiamo questa gioia via. E quando noi ogni giorno io dico adesso, Dio, tu mi do questa, io ti ringrazio questa gioia, io credo, io dico, Dio, lascia che questa gioia crescere di più ogni giorno, e Dio mi dare ogni giorno tanta gioia, di più. E quando tu oggi sei triste e non chiedi, non cerchi, questa gioia non viene mai. E anche una cosa bella, stare aperti per tutto, per gioia, per tristezza, per altro, ringraziare uguale. E quando tu lo so ringraziare uguale, e non c'è problemi per altre cose, arrivano sole. Visca, ho notato che in fondo tu hai rinunciato a tutta la tua vita privata, tu non hai una vita privata, per vivere la tua missione. E sei cresciuta in questo? È stato difficile? No, difficile. A me no, io non hai nessuna cosa per fare come una privato. Io voglio dare tutto Gesù, tutto e la Madonna, capito? Uh-huh. E dopo non mi interessa, non sono preoccupata per cose private. Uh-huh. Per me no esistono, non c'entrano niente. Uh-huh. Io posso venire qualche volta da mia sorella, mia amica, e altro bisogna aiutare così, uh-huh. per fare qualcosa, uh-huh. ma questo è per suo aiuto. Uh-huh. Io vado perché voglio bene e voglio presentare. E altro, non dare importanza per vita privata, perché penso che è più bello, più importante lavoro così,
per tutti. Senti, ho sentito qualche volta delle proposte un po' strane, no? Dicevano, ma questi ragazzi sono in mezzo al mondo, in mezzo ai pericoli, rischiano di perdere l'equilibrio psichico, rischiano di perdere il senso della realtà. Bisognerebbe metterli in convento. Tu cosa pensi di tutte queste... No, ma guarda, gente come gente, loro hanno... Ragione dire come loro pensano, capito? E dopo tutti noi fare come noi sentiamo. E gente come gente posso dire tutto. Anche io penso che Dio vuole così e questo fare come Dio vuole, non come pensano persone. Questo... Leggevo un articolo dove si diceva che la vita dei veggenti è sempre molto difficile, parlava dei veggenti di La Salette che poi sono, hanno avuto proprio degli squilibri psichici, e poi i veggenti di Fatima che sono stati subito portati luce in convento e due sono morti. Ma è difficile la vita del veggente, Visca? No, per me no. Io penso che quando una persona e trasmettere questi messaggi veramente con cuore, con gioia, non c'è nessuno motivo per uno peggio, una preoccupazione. Ma anche altri, gente non si preoccupa da veggenti, che loro hanno altre cose, si preoccupano per sé personalmente, capito? Tu sei sempre d'accordo, dice Visca, tu sbagli, a non guardi sua anima, sua cosa, è capito? Sì. Noi guardiamo così po' aperto, po' di più, non solo guardare come fanno veggenti, come fanno sacerdoti, così tu fai qualcosa, tu vai più avanti e dopo vedi come sono cose diverse. Non ti preoccupare per veggenti fanno come la Madonna vuole e non c'è nessun rischio, non c'è nessuna cosa pericolosa, perché io vado strada di Gesù, strada della Madonna, e tu stai attento per sbagliare e fare qualche cosa. Ma io penso, Visca, non è giusto, e forse è giusto dire che anche i veggenti hanno il diritto di avere i loro difetti, i loro limiti umani. Ma guarda, noi siamo una persona normale, come tutti altri, capito? Noi non siamo una persona sante, e questo è Dio, quando è dato per vedere sua madre, è dato uno grande dono, certo. È anche dato una grande responsabilità, capito? E così e noi viviamo e cresciamo. Vogliamo crescere, certo. Questo cosa Dio vuole. Quindi non è poi così difficile la vita, la situazione del veggente. Io non vedo niente difficile, per me è così facile. Non... Quali sono i pericoli che incontri nella tua vita? No, per me non c'è nessuno pericolo. Io non guardo i pericoli. Non ho visto mai nessuno pericolo e per me non esiste. Io penso però che tu abbia un grande aiuto non solo dalla Madonna ma anche dalla tua famiglia. Sì, ma giusto, ma prima posto è mettere questo cosa la Madonna vuole, altro posto mettere la mia famiglia e dopo tutti gli altri, tutti i pellegrini. Ma io penso che anche tuo padre, tua madre, così tutta la famiglia ti può aiutare a camminare nella via del bene. Oh, ma è giusto, loro, io vengo così può parlare con genitori, altro mai mi detto Visca, oh, tu si stanchi così, no, vieni può riposare altro. Loro quando vengano pellegrini e quando vedono che io parlo, e anche penso che loro sono contenti che io posso fare questa missione. Così, ma anche io sono contenta perché mi Dio ha dato così uni veramente buoni e santi genitori, che loro capiscano queste cose. Visca, tu per il tuo futuro, vedo che tu non cerchi nessuna sicurezza umana, ma ti affidi completamente alla volontà di Dio. Ma guarda, io ho già dato tutto a mani di Dio e dico, Dio, tu fai come tu vuole. Io adesso sono qui con pellegrini, tu domani vuoi qualcosa diverso, io sono pronta per fare, per me stesso. Che non hai nessuna cosa mia, è tutto do a te, capito? Che tutto... Io do tutte cose da Dio, che Lui fa come Lui vuole.
Ecco, adesso voglio farti una domanda che tu non gradisci molto, perché ho notato che voi veggenti mettete in pratica i messaggi della Madonna, ma non vi piace stare lì a pensare se sono importanti, se non sono importanti, qual è l'influenza nella storia o nella società. Però nell'ultimo messaggio c'è una frase molto importante. Vi invito, ha detto la Madonna, a comprendere l'importanza della mia venuta. Tu sei consapevole di questa importanza straordinaria della venuta della Madonna? Sì, ma guarda, Livio, Padre Livio, è questa cosa che noi, da la Madonna vuole dire, ma guarda, pieni 10 anni sono con voi, che voi non vedete importanza della mia presenza. E adesso tu vedi come è arrivato poi questo problema, questa guerra alla nostra terra, e gente è troppo preoccupato, che tutti hanno paura, viene guerra. E adesso tu dove vai? Adesso fuori, monte, Križevac, Podbrdo, case, sale, strada, alberghi, comune, tutti pregano, completamente tutti. Ecco, guarda, bisogna 10 anni per aprire occhi, il nostro cuore, e dire sono presente con voi. E anche la Madonna e dice guardate quanta importanza, che lei vuole rispondere, guardate figli quanto io hai amore da voi, e voi siete lontani dappertutto, che lei vuole con queste cose, con nostra preghiera, nostri sacrifici può avvicinare da. E quindi Visca, se vogliamo concludere, quale invito vuoi fare alla gente? Quanto? Quale invito, come la Madonna ci invita sempre, no? Tu che invito vuoi dare alla gente? No, ma guarda, io voglio sempre dire così, quanto Dio dare amore da me, io invito tutti altri, tutti i pellegrini, tutti che ascoltano questo e altro. Io posso dire solo questo, cosa io può fare per gente, trasmettere messaggi, trasmettere amore di Dio, e posso pregare per tutte persone che sono ancora lontane da Dio. È più importante che prego per tutti i malati che hanno tanta sofferenza e tanto croce. Ti ringrazio. Prego, grazie a Dio.